Ben ritrovati con la rassegna stampa. Questa è la seconda edizione di oggi, cari amici. In studio con voi Rosario Moreno. L'ANM conferma l'espulsione di Palamara. Dice Palamara: frequentazione con Lotti, non dovevo farlo, ma non ho barattato la mia funzione. Dopo essere stato espulso il 20 giugno scorso per gravi violazioni del codice etico, il PM aveva fatto ricorso respinto con un solo voto a favore. Oggi ha comunque ottenuto di essere ascoltato. Ha detto: il confronto con la politica sulle nomine è sempre esistito. Poniz ha replicato citando una delle tante interpretazioni dell'inchiesta, dicendo: l'ANM a cui pensa lui non esiste più. Voto a domicilio per persone in isolamento Covid, il diritto a scadenza. Urne a rischio per chi è scoperto positivo dopo il 15 settembre, meno di 1000 le domande arrivate su 37.289 persone in isolamento domiciliare. Un problema in particolare per chi, suo malgrado, si è trovato tra le mani l'esito di un tampone positivo o ha dovuto mettersi in isolamento solamente dopo quella data. Il Viminale ha lasciato ai sindaci la possibilità di accettare richieste oltre la scadenza. A livello regionale solo la Toscana si è organizzata e si pone un problema di democrazia. Anche il Veneto riapre stadi e palazzetti a capienza limitata. D'Alpino di Serie A dice: governo non ci ascolta. Spadafora dice: attenzione costante. La decisione del governatore Luca Zaia segue quella del collega Emiliano Bonaccini e provoca la reazione del presidente della Lega DA. Dice: tutti i settori stanno ripartendo, perché non si applica lo stesso metro con il calcio? Il ministro dice: queste parole mi sorprendono, il DPCM prevede interventi limitati a livello locale. Coronavirus, alla Germania torna ai numeri di aprile. In Inghilterra Johnson pronta nuove restrizioni, scontri tra polizia e manifestanti anti-lockdown. A preoccupare non è solo l'aumento dei contagi, ma soprattutto il numero di ospedalizzati, di ricoveri in terapia intensiva e di decessi. Contagi in aumento anche in Repubblica Ceca, Danimarca e Olanda. Quest'ultima, ha detto il premier Mark Rutte, studia misure regionali dopo i quasi 2000 casi di giovedì, molti dei quali nelle città più grandi, il quarto record consecutivo di contagi giornalieri. Ex Ilva Mittal ferma 3 impianti del siderurgico e riduce i turni. Sindacati e governo e procura dicono: rischi per la sicurezza, qualcuno intervenga. La multinazionale impone un nuovo rallentamento al siderurgico di Taranto e Fiom, Wilm, Fim e USB scrivono alla presidenza del Consiglio e ai ministri competenti, ARPA e Spesal, denunciando i rischi per la sicurezza. A serio rischio la salvaguardia degli stessi impianti del siderurgico, con conseguenze irreparabili, ma soprattutto l'incolumità di chi ci lavora. USA sparatoria a Rochester, nello stato di New York, almeno 2 morti, 16 le persone colpite. Secondo le prime informazioni, un uomo armato ha aperto il fuoco durante una festa in giardino con più di 100 persone. Poco dopo la mezzanotte locale, nei pressi di Goodman Street e Pennsylvania Avenue, una zona appunto residenziale. La Popolare di Bari volta pagina dopo gli scandali e gli arresti il 15 ottobre all'assemblea per uscire dall'amministrazione straordinaria. L'istituto di credito pugliese riparte dopo anni travagliati culminati con il salvataggio pubblico da oltre 1 miliardo di euro e l'avvio lo scorso gennaio dell'ennesima inchiesta della Procura di Bari sulla gestione dell'istituto, con l'arresto di Marco e Gianluca Giacobini e le indagini sull'ex amministratore delegato Vincenzo De Bustis. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa seconda edizione di oggi della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.